Daily Basket con Riccardo Pittis, a cui domandiamo subito un commento tecnico sulla quarta gara di finale appena finita tra Roma e Roma, giusto? Allora direi che è stata, come la terza partita, una gara molto equilibrata, che Roma ha giocato a viso aperto senza aver timore reverenziale nei confronti di Siena, però così come è successo in gara 3 i piccoli particolari che ha tralasciato Roma sono stati immediatamente capitalizzati da Siena, che sappiamo ha un istinto killer, e ancora una volta i campioni in carica hanno portato a casa una partita che forse decide la serie. Tu che vieni da un'epoca dove gli italiani comunque in campo si facevano sentire, c'eri tu, c'eri vari Fuchs, Myers e chi più ne ha più ne metta, vedere in campo oggi in una finale scudetto due ragazzi giovani come Hackett e Datome battagliare a questi livelli, Hackett 16 punti stasera, Datome ha chiuso con 17, con grande energia, con grande leadership sulle rispettive squadre, che cosa provoca verso uno che sa già cosa provano loro? Ovviamente piacere, perché quando ci sono dei protagonisti italiani non puoi che essere contento, protagonisti che poi speriamo di vedere altrettanto in forma in nazionale dopo una lunghissima estate, dopo un lunghissimo campionato con tantissime partite. Però al di là di questo, ripeto, è un piacere e un plus anche per il movimento avere più giocatori italiani possibili tra i protagonisti, così come lo sono Hackett e Datome. Chiudiamo domandandoti una cosa, un argomento che ti sta particolarmente a cuore. Parliamo di Treviso. Se hai giocato là, sei stato capitano là, eri già fuori quando è successo il patatrack della società e tutto il resto. Oggi sembra che ci sia un futuro più prossimo, più lampante per Treviso. Cosa ci puoi dire? Ma guarda, è un futuro in divenire, nel senso che io marginalmente do una mano alla nuova società, cercando di reperire gli sponsor e quindi i soldi per fare qualcosa l'anno prossimo, e tutto questo passa tramite l'acquisizione di un club che per adesso non è ancora venuta, per eventualmente fare una silver.